Il ciclo di seminari dell'Università del Sannio dal titolo Gli studenti per gli imprenditori questa mattina ha focalizzato l'attenzione sul Made in Italy e lo sforzo di internazionalizzazione delle aziende campane. Promosso dalla docente Vittoria Ferrandino presso l'Aula Ciardiello di Via delle Puglie, hanno fatto tappa, oltre al rettore Filippo De Rossi e altri docenti dell'Unisannio, rappresentanti delle più famose sigle internazionali dell'abbigliamento, il re delle cravatte Marinella, Armand & Blaine e vari altri casi aziendali che hanno portato il marchio campano nel mondo. Grazie all'idea della professoressa Ferrandino, nostra docente del corso di storia dell'impresa, che ci ha dato la possibilità di metterci in contatto con l'azienda Marinella, azienda che si è dimostrata subito disponibile nell'invitarci nel suo negozio in Riviera di Chiaia, dove abbiamo potuto vedere quelle che sono le fasi del processo di lavorazione nel realizzare una cravatta e le fasi del confezionamento. Abbiamo potuto parlare stesso con l'imprenditore Maurizio Marinella, che ci ha spiegato tutta la sua filosofia, e il nostro lavoro infatti si concretizza in due filoni principali: l'analisi storica dell'azienda e il percorso di internazionalizzazione che la stessa ha avuto nel tempo. Io vengo a Benevento presso questa università che a me suscita ogni volta un moto di assoluto interesse. È una piccola università, gli studenti vengono costantemente seguiti dai loro docenti e la interazione con le aziende significative del territorio è una cosa estremamente importante. Poi mi auguro di poter seguire questi ragazzi, questi futuri professionisti, anche spiegando e interagendo con loro per ragionare su quello che sarà il futuro. Loro non sono qui per fare la storia dell'industria campana, ma sono qui per proporsi come futuri attori dei successi di queste aziende. Io mi sto guardando intorno ed è chiaro che il marchio Marinella adesso è un marchio che procede in un'espansione sia all'estero che in Italia, quindi è possibile che possa esserci anche un futuro molto vicino qua a Benevento. Io lo faccio spesso, questi incontri, questa collaborazione con i ragazzi, anche perché mi fa piacere dare a loro un segnale di positività. Noi quest'anno, anzi l'anno scorso, abbiamo festeggiato 100 anni, quindi vogliamo dare un segnale di chi ce l'ha fatto, di chi dopo tanti anni di sacrificio, prima mio nonno, poi mio padre, adesso anche io, siamo riusciti a fare qualcosa di positivo partendo da Napoli, ma principalmente restando a Napoli. Quindi io oggi questo è il mio messaggio, mi piace molto questo rapporto molto vicino con i ragazzi, anche io vengo dal mondo dell'università, quindi ben vengono questi contatti sempre più forti e più diretti tra imprenditoria e università.